troviamo in BIMO 2014. In occasione di questo evento Erme presenta il centro di lavoro C22 palettizzato, quindi versione con automazione, modello che ha avuto già un successo notevole nell'ambito del settore biomedicale, nella meccanica generale, lavorazione di piccoli stampi, olio dinamica. Un centro di lavoro caratterizzato dall'automazione che è collocata sul lato sinistro, quindi lasciando il fronte macchina completamente accessibile. L'automazione in questo caso arriva fino a 18 pallet. La macchina dispone di 55 posti utensile ampliabili con dei moduli anche successivamente. Le corse di lavoro sono 4,50 x 600 x 330 rispettivamente per gli assi X, Y e Z. Il concetto è quello consolidato Hermle, quindi parliamo di una struttura con un basamento in monoblocco di granito composito in cui è saldamente installata la rotobascola, quindi non si tratta di un riporto della rotobascola ma è un'integrazione in un progetto che è concepito fin dal principio per i 5 assi. Anche il sistema di aggancio è integrato per i pallet, magazzino utensili ampliabile sul fianco macchina destro anche successivamente, ovviamente dotata di del brevetto Hermle che caratterizza il nostro concetto sul sostegno degli assi della traversa, sull'asse Y della traversa, che va ad ovviare all'effetto cassetto che si genera lavorando fuori centro. Quindi abbiamo un sostegno ottimale degli assi. Qui ci troviamo di fronte alla baia di carico-scarico del dispositivo di cambio pallet PV150. Vorrei mostrarvi la massima accessibilità per l'operatore, quindi lavora in ergonomia durante le fasi di attrezzaggio pezzo. Il sistema continua a lavorare perché si chiude sul lato posteriore, quindi anche durante le fasi di attrezzaggio non viene compromessa la funzionalità del sistema in modalità diciamo di non presidiato. Oltre all'accessibilità vorrei mostrarvi anche la possibilità di caricare con il carro ponte direttamente in macchina e la postazione di carico-scarico è anche girevole, quindi facilita tutte le operazioni di attrezzaggio per l'operatore.